Ciao dolcezze, oggi un concorso nelartoso per voi con due bellissime novità. Allora, la prima diciamo che è un'anticipazione più che novità. Praticamente a giorni aprirò un concorso nelartoso anche su Facebook per far sì che possano partecipare anche le ragazze che non hanno un account YouTube. Invece la seconda novità riguarda proprio questo concorso ed è il tema. Come avete letto dal titolo, si chiama Dedicami una nail art, perché questa volta sarete voi a dedicare una nail art a me. Quindi il tema di questo concorso sarà rifare, tra virgolette, copiare una o più nail art che ho creato io nel mio canale YouTube. Secondo me è un'idea molto carina, un tema molto molto bello. Ve lo dico con tutto il cuore che sarò onorata di vedere le mie nail art create da altre ragazze. Veramente sono felicissima, spero con tutto il cuore che questo concorso vi piaccia. Nulla, per partecipare è molto semplice, come sempre basta essere iscritti al mio canale YouTube e mettere questo video nei vostri preferiti. Riguardo alle regole più importanti del concorso, vi ricordo che sono tutte nell'info box, quindi prima di partecipare mi raccomando leggete tutte le regole, sono dettagliatissime ve lo giuro, giù nell'info box qui sotto al video. Così almeno non sto a dirvele nel video, ma le leggete con calma nell'info box, penso che sia più comodo per voi. Ci sarà solo una vincitrice e si aggiudicherà ben 16 premi e la sceglierò in base alla nail art e al montaggio del video. Vi ho detto tutto, vi ricordo di leggere l'info box e ora passo a farvi vedere i premi. Il primo premio è questo glitter nail kit della Pupa, praticamente sono 4 premi in uno, perché c'è una pochettina fucsia, un diamond top coat con dentro brillantini e paillette fucsia, uno smalto fucsia e uno smalto trasparente. Poi uno smalto della OPI è un bronzo chiaro con riflessi oro e glitter multicolor all'interno, uno smalto slick rosso chiaro, una base smalto trasparente della Essence Color Arts con due pigmenti, uno arancione e uno color puffo, la base peel off di Essence, quindi quella adesiva, un kit di 5 pennelli per la nail art, il solvente in gel della Kiko, poi uno smalto Kiko viola metallizzato, uno della Frolin 38 da nail art sempre viola, il marble nail kit di Essence, quindi dentro ci sono due bastoncini in legno d'arancio, due spugnette, un pennellino a punta fine e una lima dolcissima. E questi erano tutti i premi dolcezze, spero vi piacciono e a me non sta che augurarvi buona fortuna, buona partecipazione a tutte, mi raccomando leggete l'info box, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!